Allora, buonasera a tutti. Io sono Noemi Vescia, sono la presidente dell'associazione di promozione sociale Libramenti. Mi hanno intimato ad andare piano perché io parlo molto molto veloce, quindi ci proverò. E benvenuti alla terza edizione del Momenti Festival, che quest'anno si intitola Viaggiatori Viaggianti. In onore c'è una storia dietro questo nome. Abbiamo scelto questo nome perché un professore che è molto vicino alla comunità era solito insegnare i testi di queste canzoni dei grandi cantatori italiani, e ha insegnato alla vicepresidente dell'associazione, parlavano spesso della canzone di Ivano Fossati, Treni a Vapore, quindi per questo si chiama Viaggiatori Viaggianti, per ricordare il prof Venanzio, a cui farei un applauso per iniziare. Queste giornate saranno dedicate all'arte, alla cultura, al teatro, alla danza. È la terza edizione, siamo felici di avervi qui. Cresciamo un po' ogni anno e speriamo di crescere ancora. Noi siamo tutti giovani, abbiamo una media di 25 anni. Io sono forse la più giovane dell'associazione, forse anche a questo insieme tra voi. Non volevo rimarcarlo, già Giacomo mi guarda male. Allora, l'associazione è nata nel 2021, io avevo 21 anni. Siamo nati per una grande mancanza che ha Conflenti, quella di non avere una biblioteca pubblica, e quindi noi abbiamo provato insieme a creare una biblioteca di comunità per ovviare a questa mancanza. Abbiamo creato questo sito in cui le persone possono provare a inserire i libri, prendere in prestito quei libri degli altri, e siamo nati così. Poi però ci siamo costituiti, abbiamo scoperto di avere sogni più grandi e pensieri più grandi, e io forse sono quella che un po' stimola gli altri a fare cose folli. Nel 2021, nel novembre 2021, ho proposto ai membri dell'associazione: perché non fare un murales gigante? E loro hanno detto: no, tu sei pazza, ma come facciamo? Allora io a novembre ho contattato Giacomo su Instagram, cioè Giulia Urbana su Instagram, e mi hanno risposto dopo circa 3 mesi. Io già con la foto della parete, già era tutto pronto, insomma, io ho un'idea, ho questo muro, facciamo qualcosa di grande. Poi però ci siamo messi in contatto e abbiamo realizzato quello che è il primo murales, quello di Slim, di questa fonte, ed il progetto è partito, quindi speriamo di farne sempre di più, di creare questo museo a cielo aperto che parla di noi, parla di Conflenti e deve avere una sensibilità verso la comunità e verso la popolazione, che altrimenti senza questa attenzione non avrebbe valore, per noi è molto importante. Quindi dopo questo piccolo preambolo vi presento le altre persone che sono qui vicino a me, e sono Giacomo Marinaro per Giulia Urbana, il direttore artistico, Maria Grazia Chirico, presidente dell'associazione Borgo Croce, Riccardo Cristiano, autore, che scrive nei libri, descrive i luoghi, quindi che attraverso la scrittura ci fa vivere anche i luoghi, e più per questo. Cristian Perlaino, che è stato definito direttore scientifico di Felice Conflenti, coordinatore scientifico. Ivan Arella, ideatore di Borgo Croce. E di Borgo Pietramala, scusate, una gaffa ci sta. Scusa. La collaborazione. E Carmine Elia, direttore artistico di Luce Fest. Ok, siamo qui perché vogliamo parlare di turismo, di storia, di rinascita, di come un'idea possa far crescere qualcosa di grande. Adesso quindi vorrei dare la parola ad ognuno di loro che descriverà il loro progetto in modo con poche parole, insomma, con quante parole vorrete. Potete dire, insomma, come è nata l'idea, quali sono state le difficoltà. Quindi io vi lascio la parola, e magari lascio la parola per prima all'unica donna, così la storia più bella all'inizio. No, non è la più bella, è la prima donna, è quella più breve però. No, grazie intanto Noemi, sono veramente contenta di essere qui. Col suo? Si sente meglio? Ok, grazie Noemi, sono contentissima anche di conoscere tutti voi. Borgo Croce,
tu se vuoi venirmi ad aiutare, sei bravissimo, io ti aspetto. Borgo Croce, io sono Maria Grazia Chirico, intanto sono la presidente dell'associazione. Presidente, ovviamente sono presidente perché era l'unica cosa che potevo essere di un posto che ho inizialmente creato e immaginato da sola e che oggi invece è diventato un po' il sogno di tutti gli abitanti di Croce e dell'intera vallata. E nel 2021, un po' come te, tu hai creato l'associazione qui e io nel 2021... post-Covid, ero a Borgo Croce perché lavoravo da casa e la mattina uscivo di casa e vedevo questi muri grigi, proprio che è un paese piccolissimo intanto, è un borgo di 45 anime, l'età media è abbastanza alta, si è spopolato negli ultimi anni in maniera veramente impressionante, cioè eravamo fino a 10 anni fa, eravamo centinaio, adesso veramente siamo rimasti in pochissimi, quindi le aspettative di vedere il paese in vita erano bassissime e quando uscivo vedevo questi muri grigi, ho detto ma io che non so fare niente perché io non sono un artista, io so fare tutto e niente, sono una che si adopera, quando voglio fare una cosa riesco poi a farla con la tenacia e con la volontà. Allora ho detto, adesso posso iniziare, non avevo soldi per chiamare Giacomo, quindi non potevo chiamare nessuno che mi aiutasse. Ho detto, cosa posso fare? Posso iniziare a colorare i muri delle case, almeno quando esco di casa vedo un po' di colore. Non avevo in testa in realtà un progetto così grande come poi è diventato, avevo solo voglia di non vedere morire il paese, volevo vedere qualcuno. Allora ho detto adesso mi ci metto, ho iniziato a colorare un po' la piazza del paese, poi io quando poi le cose prendono la mano, coloro una parete, ne colori un'altra, ne colori un'altra, inizio a scrivere una frase, ne scrivi un'altra e veramente ho passato un anno e mezzo della mia vita proprio a non uscire più dal paese, non sono proprio uscita di casa, ho iniziato a pensare a sto progetto, a sta cosa che per me era vedere linfa, vita nelle vie del paese, volevo vedere di nuovo gente. Ovviamente non mi aspettavo che la gente che è andata via tornasse, perché quello ovviamente non so se accadrà mai, perché non è un paese che, cioè non c'è non c'era un'economia che adesso stiamo cercando di attivare, però l'idea di vedere la famiglia che viene a fare la visita col bambino mi stuzzicava. E allora ho immaginato questo paese come un po' una sorta di villaggio dei balocchi, no? Tu in ogni angolo colore, movimento, ovviamente non è che ci sono installazioni, però a volte basta veramente poco, bastano dei fiori, dei nastrini, dei disegni anche non bellissimi, ma io sono più pop, sì, no, io faccio tipo più fumetti perché sono più semplici, non sono... E quindi ho iniziato questa cosa così, poi un giorno... ho avuto io la chiamo una botta di fortuna, perché quando stavo scrivendo Croce, perché in realtà non si chiamava Borgo Croce, si chiamava Croce questa frazione, io stavo scrivendo Croce su un muro, stavo attaccando con le lettere in polistirolo la scritta, ero al telefono una mia amica e mi fa, ma tu stai facendo tutte queste cose, ma come ti trovano? Comunque per arrivare da me non è che è una strada di passaggio, cioè devi proprio venirci apposta. In effetti come mi trovano? Io che cosa scrivo su internet per trovare, che ne so, Conflenti? Scrivo Borgo, col pomerello scrivo Borgo Croce, quindi Borgo Croce. 2 giorni dopo passano, fanno le foto con Google Maps, è stata proprio una botta di fortuna e non venivano da 20 anni e quindi cambiano in automatico su internet il nome, scrivono Borgo Croce attrazione turistica, perché tu immaginati le foto di 20 anni prima, tutto grigio, le porte di legno abbandonate, invece tu arrivi in un posto tutto colorato, i muri luminosi, quindi cambia questa cosa e iniziano a venire le prime persone, quindi arrivando le prime persone per me era proprio, cioè una cosa, cioè uscivo di casa e vedevi 5 persone che camminavano, cioè, ma chi sono questi turisti? Cioè, c'erano i signori del paese che erano veramente emozionati più di me e poi da lì cioè così ho continuato per altri 2 anni, quindi arrivati ad aprile del 2023 che era Pasquetta e ricordo che io stavo facendo un
disegno, chiamiamolo così, un disegnetto, uno schizzo su un muro, quando io vedo i vostri rimango impressionata veramente, piacevolmente, magari un giorno verrete anche a Borgo Croce. E quindi ero lì, a un certo punto sento, perché la strada è piccolina, tutti i clacson delle macchine, c'è la strada bloccata, e alla fine quel giorno è stato l'inizio, perché magari era il primo giorno di primavera, con la scusa della Pasquetta, e c'è stata la prima ondata di persone. Poi sono stata brava, secondo me, con i social, ho usato bene i social, perché comunque ci siamo fatti conoscere, ci siamo fatti aiutare anche da IGERS Reggio Calabria e Calabria, abbiamo fatto un evento che è stato importante, perché comunque siamo andati in rete, abbiamo funzionato, abbiamo avuto un sacco di persone, e ti dico che da aprile a Natale abbiamo avuto circa 80.000 visitatori circa, e poi ho deciso di fare il Natale con i miei ragazzi e con la gente del posto, che mi hanno aiutato veramente e mi aiutano ogni giorno, perché noi facciamo tutto quello che è la gestione, no? Dai disegni alla pulizia del paese, all'accoglienza, abbiamo aperto un chiosco, quindi c'è anche gente che lavora anche nella vallata, cioè nei paesi intorno, lavorano lì, aiutano. E ci sono tanti volontari, quindi ora comunque si è creato proprio un movimento, una rete sociale, e vengono le persone, secondo me si trovano bene, perché proprio non è un paese solo con i muri colorati, tu vieni lì e ti senti a casa, è proprio la sensazione che io chiedo alle persone, ma come a casa, si sentono proprio bene accolti. E quindi abbiamo deciso di fare il Natale, che è stato bellissimo, quindi lo rifaremo l'anno prossimo, il villaggio di Babbo Natale. E col villaggio di Babbo Natale abbiamo proprio, cioè, toccato punte, veramente, credimi, abbiamo fatto almeno, adesso siamo intorno ai 130-140 mila visitatori, quindi per me in un anno, io penso che, quando parlo con i ragazzi dico, secondo me ce l'abbiamo fatta, siamo stati bravi, siamo stati da esempio, perché nei paesi vicini hanno iniziato a fare quello che facciamo noi. E quindi per me è bellissimo, perché quando ti copiano sei arrivato, se tu non sei copiato non sei nessuno. Oggi come no, quando ti copiano vuol dire che sei veramente un simbolo, un must. E quindi io sono contentissima di quello che abbiamo realizzato, ci credo ancora tantissimo, c'è tantissimo da fare, anche perché noi ci siamo autofinanziati, continuiamo ad autofinanziarci. Quindi facciamo eventi per raccimolare i soldi, per comprare il materiale, per fare le cose, non abbiamo avuto ancora aiuti, diciamo così, e quindi sostanzialmente che cosa vuol dire? Che se hai voglia, se hai volontà, se hai la gente giusta accanto, riesci a fare quello che vuoi, perché poi le cose si fanno col cuore, se le fai col cuore vinci, punto. Basta, vado avanti, ti posso fermare. È un bellissimo esempio, e volevo chiederti come ha risposto la comunità al tuo primo invito a colorare Borgo Croce, proprio la prima volta. La prima volta ho pitturato una casa abbandonata, quindi sono partita soft, però due giorni dopo ho fatto quella... E te la vi posso colorarti casa? Era grigia. Ah mia, può fare che tu che vuoi. Figurati, no, io ho avuto l'appoggio totale di tutti. Anzi, qualcuno magari mi dice: a me non me la fare il lilla, io la voglio azzurra. Oppure mi chiamano: non mi fai la facciata? Ma non è che io sono il bonus, cioè, però sì, no, sono tutti contentissimi. Ora qualcuno inizia a lamentare la presenza della gente, perché magari prima stavano con le finestre aperte e allora adesso c'è sempre gente, quindi non hanno la privacy e la libertà magari che avevano prima, ma sono comunque tutti abbastanza contenti. Ok, allora passiamo ad un altro esempio, questa volta un po' diverso, così sono, no, perché sono street artist, così alterniamo. Vorrei far parlare Cristian Ferlaino, Cristian è il direttore, oppure come detto, coordinatore scientifico di Felice Confluenti, abbiamo anche la presidente, no, l'ex presidente, scusate, ex presidente lì a quel tavolo,
Quest'anno Felice Confluenti compie 10 anni, a cui facciamo gli auguri e i migliori auguri per questo prossimo festival, che sta toccando numeri, secondo loro, spaventosi, proprio ingestibili, ma sono sicura che ce la farete e vi auguro il meglio. Volevo chiedervi come è nato il progetto, quindi come è nato questo sodalizio creativo, questo sodalizio, insomma. Come gestite anche i tramandamenti, la storia e la ricerca proprio storica, antropologica che c'è dietro le nostre tradizioni coreutiche. Buonasera a tutti, insomma, credo che non serva presentarmi, però al come è nato il festival non sono la persona giusta per rispondere, perché io sono entrato 2 anni dopo. Un anno dopo come ospite, poi nel team al terzo anno di Felice e Confluenti. Però ne abbiamo parlato più volte e l'idea di Alessio e di Antonella era quella di fare un festival che celebrasse la musica dell'area, fare più che un festival, un evento che potesse portare fuori dalle case i musicisti della zona, del Reventino. Io avevo cominciato a fare delle ricerche nell'area qui 20 anni fa, in occasione della mia tesi di laurea, suonavo la zampogna l'idea che mi ero fatto della musica era che fosse un fenomeno in via d'estinzione, che non sarebbe sopravvissuto. C'erano dei ragazzini per lo più che imparavano l'organetto, ma più che altro dalle scuole, non c'era continuità con gli anziani, spesso anche in famiglia. I giovani che volevano imparare l'organetto andavano alla scuola d'organetto invece che dal nonno, che magari era un musicista riconosciuto nella comunità. E quindi la mia idea era quella che fosse in una crisi quasi irreversibile. E invece l'idea che hanno avuto Alessio e Antonella è stata quella di, più che altro, l'intuizione, perché in realtà la musica era viva, i musicisti c'erano, la musica era ancora praticata, le persone erano sì anziane ma ancora riuscivano facilmente a fare musica, però la cosa che mancava erano gli spazi sociali, perché la musica del posto non è soltanto la parte che si ascolta, ma è il fare musica in un determinato contesto sociale, in una situazione sociale fatta di convivialità, di festa, di rapporti sociali che si stringono anche attraverso la musica. Quindi l'intuizione veramente geniale era proprio quella: i musicisti ci sono, la musica c'è, mancano gli spazi sociali. E quindi l'idea di far nascere il festival è stata un po' una scusa per riappropriarsi di questi spazi sociali. E negli anni, diciamo, abbiamo avuto un po' di sorprese. Anche quando sono entrato io, l'utenza di Felice Confluenti erano per lo più persone che venivano da fuori. Moltissimi stranieri, moltissimi tedeschi, moltissimi francesi, qualcuno dal nord Italia, pochissimi calabresi, nessuno da qui. Mentre l'idea era quella proprio di riallacciare i legami fra le generazioni che si erano sfilacciate. Noi facevamo, io avevo cominciato a fare ricerca 20 anni fa, Alessio, che è più giovane, aveva anche lui un bel po' di anni di esperienza di ricerca, gli altri del team uguale. E la cosa che veniva fuori era proprio che c'era una cesura fra le generazioni. Le generazioni che avevano vissuto il boom economico degli anni 60 avevano rifiutato la cultura dei propri genitori, e quindi era la musica, il cibo anche in alcuni casi, era stato relegato nella solitudine delle case. E la sorpresa è stata proprio quella di non avere interesse o avere pochissimo interesse dal paese e moltissimo da lontano, che era, ricordo, i primi anni anche oggetto di discussione di quanto fosse, no, non fallimentare, perché in realtà il festival faceva dei buoni numeri, era un grande successo, però l'idea originaria di avere una ricaduta diretta sul paese veniva un po' meno, perché c'era l'interesse di persone che
venivano da fuori, ma scarso nel paese. E poi intorno al sesto o settimo anno, aspettiamo che... Ah, ok, era corto. Intorno al sesto o settimo anno abbiamo cominciato a percepire un cambiamento di percezione. Gli anziani non erano più persone di scarso interesse, ma venivano invece percepiti dai ragazzini, dai bambini soprattutto, come persone di enorme interesse, perché c'era gente che veniva magari dalla Germania, si faceva 2000 chilometri per venire ad ascoltare il nonno suonare, per venire a imparare la sua musica. E questo, attraverso gli occhi, diciamo, dei turisti, si è operata una sorta di cambio che è ancora in fase di attuazione. Diciamo, quest'anno possiamo trarre un primo bilancio in cui vediamo alcuni giovani, giovanissimi, minorenni anche, che si interessano di nuovo alla musica dell'area e con una passione che prima era difficile da vedere, e si stanno interessando, fanno le loro ricerche, vengono da noi, partecipano al team, danno una mano col festival. Insomma, si vede che sta producendo degli effetti abbastanza evidenti sulle nuove generazioni. Allora, se posso, cito Vito Teti ad una presentazione proprio, non mi ricordo se 3 o 4 anni fa, forse pure di più, in un festival di Felice Confluenti, disse: le tradizioni, le ricette, le musiche anche sono più radicate all'interno di una società, magari di un anziano che si è trasferito, che vive in Argentina, in Canada, rispetto a, ed è più pura anche come ricetta, come tradizione, rispetto alla persona che magari è stata contaminata e che ha vissuto tutta la sua vita in Calabria, in questo caso. Magari bisogna perderla qualcosa per capire il valore. Magari noi abbiamo troppo sotto mano la cultura, magari. Nell'emigrato forse è più forte il richiamo, no? Non lo so, in questa non saprei dare una risposta, insomma, da un fenomeno così complesso. Però una mezza idea che mi sono fatto è che, diciamo, l'idea del progresso, quella che ci veniva venduta negli anni 60, 70 e 80, per chi li ha vissuti come me, comincia a mostrare dei segni di cedimento. Non è mai stata veramente solida, c'è stata secondo me una componente abbastanza fasulla di illusione che si potesse essere più o meno tutti uguali con una cultura di massa che fosse uguale per tutti. E secondo me, nel momento in cui questa visione è andata in crisi, chi rimaneva, chi si trovava in un posto che ormai quasi disabitato come i paesi dell'interno della Calabria, si poneva delle domande. Si poneva delle domande sulla propria identità, che sono domande giustissime e normalissime che ogni persona, immagino, si ponga attraverso, diciamo, nel corso della vita. E una di queste è proprio chiede, magari è stata lì, almeno negli anni 90 si batteva tantissimo sull'idea della globalizzazione, come, no, creare una connessione ed una cultura che fosse condivisa fra posti completamente diversi, che nascondeva anche questa idea finta di omologazione culturale, che ovviamente non può succedere. E secondo me cominciava ad emergere la crisi di questa visione, e nel momento in cui ci si chiede perché, chi siamo, cosa ci insegnano questi muri, cosa ci insegnano queste strade, le persone che abbiamo intorno, avere avuto probabilmente la possibilità di incontrare determinate persone, musicisti, poeti, popolari, questa che potevano fornire una risposta a queste domande, secondo me è stato fondamentale, almeno per noi. Grazie. Allora, passo la parola a una persona che invece ricerca, a Riccardo,
che invece fa un altro tipo di ricerca. Lui ricerca i luoghi e li descrive e fa vivere a chi legge i luoghi. Anche lui scrive libri, in questo caso ha scritto, io parlo dei due libri, certo, certo. Poi ne ha scritto di più, due libri, La compagnia del lupo, poi ci sono due titoli, di cui non si è scritto due, e in questi due libri questi ragazzi, questa compagnia fa un percorso e attraverso questo percorso vista dei luoghi e ce li descrive. C'è anche Confrenti nel suo ultimo libro, quindi per parlarci di questa ricerca, di come ti lasci ispirare. Sì, allora beh, io ringrazio sicuramente l'associazione Libramenti, che già conoscevo, perché c'è da dire che prima ancora di occuparmi di scrittura ci siamo conosciuti con Maria Grazia nel 2016, perché è una web TV che si chiama Liberi TV, che esiste da più di 10 anni e fa promozione sociale proprio del territorio. I libri che possono essere definiti archeofantasy, in quanto trattano non soltanto di archeologia e sono in chiave fantasy, in quanto i personaggi che non sono totalmente fantasy, in quanto sono effettivamente persone che conosco e hanno delle caratteristiche peculiari, vivono delle avventure nei luoghi calabresi. Mi sono sempre interrogato sul fatto di vedere su Netflix dei personaggi che ambientassero le loro avventure a Stone Age o in America piuttosto che in altri luoghi, e mi sono chiesto: ma perché non facciamo un fantasy anche in Calabria? Perché i luoghi sono tantissimi, sono ricchi di leggende, e le leggende le conosco in quanto per anni ho fatto escursioni in Calabria e ancora le faccio. Mi sono fatto raccontare proprio dagli anziani le leggende del luogo, ho cercato di documentarmi su quello che fossero effettivamente le fondatezze, insomma, delle leggende, con i collegamenti che ci possono essere addirittura anche con altri luoghi. Tu citavi Conflenti, io ho trovato un personaggio di Conflenti, immaginario o meno, con un'altra leggenda che invece è racchiusa nella Napoli sotterranea. E quindi questi personaggi, che sono persone apparentemente diverse tra loro, che però si ritrovano nell'idea di non voltarsi dall'altra parte, un po' come quello che hanno fatto e fanno le persone a questo tavolo oggi, che fate anche voi, decidono di cambiare le cose non assoggettandosi all'idea che è tutto così e quindi non lo possiamo cambiare. Le loro, tra virgolette, avventure sono contro, ad esempio, chi vuole deturpare la natura, chi vuole appropriarsi, non lo so, di beni archeologici per tenerli magari chiusi in casa piuttosto che esporli, ma anche penso a delle tradizioni che vengono dimenticate e loro invece li riportano alla luce. È un libro che sicuramente, anzi, io l'ho concepita come una trilogia, perché si chiama La compagnia del lupo, La quarantesima porta il primo, La compagnia del lupo e La confraternita di Carpocrate il secondo, ma mi sono reso conto che forse andrò oltre la trilogia. Carpocrate, sì, Carpocrate, esatto, Carpocrate. Vabbè, non vado a spiegare perché Carpocrate, che sennò ci facciamo una serata su quello, però l'idea era quella di ambientare, non è tanto un marketing territoriale che vai a fare, però effettivamente dopo che ho scritto il primo libro della trilogia, persone mi hanno contattato per vedere i luoghi, e poi sono stato, diciamo, invogliato a fare delle escursioni su quei luoghi. Sono state delle camminate letterarie dove, ad esempio, sulla Mezzia abbiamo visitato il Colle dell'Infinito, che è una zona che si chiama Polveracchio, una frazione di acqua fredda, un posto che magari è sconosciuto e più, e che si spopola proprio come Borgo Croce, e che poi invece è stato rivalutato non tanto ovviamente per il mio libro, ma quanto perché delle persone avevano fatto delle escursioni in quel luogo, e queste persone io le ho messe nel libro in quanto protagonisti. Poi lì ci sono delle leggende, sono stati fatti ritrovamenti reali, archeologici, come delle listate di Siberitidi che sono nel museo di Reggio Calabria. Io parlo della Ligea, quindi della Sirena, cioè io cerco di ricollegare dei luoghi e delle leggende che abbiamo nella nostra terra a dei luoghi che possono essere effettivamente visitabili.
Io stesso ho fatto il processo inverso, cioè invece di abitavo a Lamezia, invece di rimanere in un luogo cittadino, mi sono trasferito a Cleto, che è un borgo fantastico con due castelli. Tra l'altro al tavolo c'è anche Ivan, che poi vi parlerà di questo progetto meraviglioso che è stata la rivalutazione del borgo Petramala, ma in generale della rivalutazione del borgo, dove magari persone vanno via, invece altre persone che hanno buona volontà e hanno un sogno decidono di realizzarlo. Ognuno racconta a proprio modo la propria storia, ognuno fa del cambiamento non che aspetta dal cielo, ma un cambiamento che ognuno di noi ha dentro, lo vuole fare e lo cambia. Io lo racconto perché lo vivo e quindi decido di immergermi non soltanto nel territorio che abito, ma anche girando la Calabria e scoprendo sempre cose nuove. Ecco perché dico non mi fermo alla trilogia. Inizialmente uno dice ok, il progetto è piccolo, come dicevi tu Noemi, poi invece camminando incontri le persone. La cosa bella secondo me del senso del viaggiatore viaggiante è il fatto che la vita è fatta di incontri, sono incontri magari che uno non si aspetta. I personaggi del libro sono persone che si sono incontrate per caso, anche se non credo al caso, perché io penso che comunque qualcosa accade perché deve accadere. Tant'è che c'è una frase che mi piaceva tanto e che ho voluto mettere proprio nelle dediche del libro, ed è quella, ed è di un anonimo: portami non dove voglio andare ma dove devo essere. E alle volte il luogo dove devi essere è un luogo che non ti aspetti, proprio perché sbagli percorso, sbagli strada e prendi, non lo so, una viuzza che non è quella che tutti conoscono, quindi il percorso battuto, ma scegli di farlo tu il nuovo percorso. Quindi io penso che stasera qui ci sono persone che hanno scelto di fare un percorso alternativo rispetto a quello che è canonico, che è del turismo tradizionale, piuttosto di dire ok, la globalizzazione di cui parlavi tu, si era parlato all'epoca di globalizzazione, di unire, ma forse serve anche riappropriarsi delle proprie individualità. Cioè riscoprire delle individualità e unirle insieme per fare qualcosa che invece non ci faccia sentire delle scatoline separate, ma ognuno di noi nella sua unicità unico. Cioè io infatti da 25 anni mi occupo di diritti civili, perché tra l'altro sono anche la prima unione civile in Calabria, quindi l'unicità secondo me è non sentirsi diverso, è sentirsi unico, cioè nella propria naturalezza, perché poi ognuno di noi porta il proprio contributo, chi lo porta con l'arte, chi lo porta creando un borgo digitale, perché poi magari ne parlerà sicuramente più diffusamente Ivan, chi lo fa con la musica, chi lo fa con un murales che diventa qualcosa di visibile anche da lontano e ti dà un'idea di riqualificazione degli spazi in maniera unica. Alla fine questo è il viaggiatore è un po' qualcosa che appartiene a ognuno di noi, cioè cercare di scoprire noi stessi attraverso gli spazi, attraverso quello che ci circonda e andare oltre quei confini che invece sono le barriere mentali. Io potrei anche rispondere alla domanda che tu hai fatto a lui sul fatto perché le persone magari che stanno all'estero, io l'ho visto con i miei parenti che stanno in Svizzera, noto che c'è una mancanza del luogo nativo proprio perché se ce l'hai lontano, cioè è come quando tu hai il mare sotto casa e non ci vai, o quando hai la montagna e non ci vai, cioè se una cosa ti manca è perché realmente la desideri. Se non c'è il desiderio, diciamo, della mancanza di qualcosa, quindi se in questo momento a Conflenti mancava qualcosa e voi l'avete aggiunta, è perché c'era quel bisogno, quindi è una risposta a una domanda di un bisogno che c'era e voi l'avete, diciamo, esaudito questo bisogno, che poi comunque sarà sempre un bisogno in itinere, perché il bisogno non si esaurisce. La prima casa colorata, poi ce ne saranno altre, e l'idea è questa: colorare il mondo, colorare gli spazi con ognuno di noi, cioè ognuno di noi secondo me ha qualcosa da raccontare, da dire, e deve avere la libertà di poterlo fare, di potersi esprimere in maniera libera. Non penso che ci sia altra parola tra quella che diciamo è più alta, tra libertà. La libertà è la cosa che deve unire tutti nelle proprie unicità. Quindi io vi ringrazio. Filosofia, sì, si capisce. No, non lo so, non ho studiato filosofia. Così, dai. No, ho ascoltato tante persone, ho letto tanto, voi l'avete messo sulle bag. Ecco, io sono dipendente dai libri, a casa ne ho circa 3.000, raccolti negli anche perché sono la persona più vecchia a questo tavolo questa sera, tu sei la più giovane. No, più vecchio forse no. No, mi sa che sono più vecchio. Non si chiede, te lo dico, vado verso la cinquantina. Ma
davvero? Sì, capo. Non li dimostra. Lo so. Dici cosa? Crema. Leggi il libro e capisci perché. Crema. Non uso crema. La giovinezza. Cerco cose e quindi sono sempre giovane. Esatto, la ricerca. Ti volevo chiedere, questa sera ascolterai di luoghi che forse non hai visitato. Chissà, magari ti lascerai ispirare e ti inserirai nel prossimo libro. Ma tu lo sai che succede così, eh? Di solito succede così, cioè a ogni presentazione dove vado incontro una persona che poi puntualmente o mi fa una domanda oppure mi fermo dopo e mi racconta il fattarello. A me, io amo il fattarello, amo le vecchiette che mi fermano e mi raccontano la cosa, perché poi vedi la storia, cioè io pensavo a Felice e Conflenti, no? Tu dici la tradizione, ma la tradizione è quella, cioè il voler non far morire una storia che magari sarebbe dimenticata se non fosse stata trascritta e raccontata da qualcuno. Quindi magari io lo auguro, diciamo, a tutti di incontrare delle persone, non solo anziane, delle persone che vivono in un luogo e raccontano quel luogo e lo vivono quel luogo. Siamo passati da 45 persone a 145.000 accessi, cioè questo è, cioè raccontare una storia, e ce ne sono tantissime, anche qua a Conflenti non raccontate, spoiler. E io penso che, ripeto, ogni luogo ha la sua storia da raccontare, alcune andrebbero amplificate perché meritano di essere magari, non so, raccontate tramite un libro piuttosto che romanzate attraverso una canzone come si faceva una volta. L'importante è non scoraggiarsi e decidere di ascoltare, non solo di parlare. Tu parlavi di diritti, anche civili, di diritti morali, anche nel seguire i propri desideri e di non lasciarsi sfuggire anche la possibilità di cambiare le cose. Ed è la stessa cosa che ha scritto oggi nelle storie, una storia in cui ci ha attaccato Carmine. Ha detto che ognuno ha il diritto civile di attivarsi, di fare qualcosa. Quindi ti faccio l'assist. Parlaci del tuo progetto di San Pietro Magisano, di Luce Fest, anche perché abbiamo un artista in comune, Slim, prima è venuto qui a maggio e ha detto no, ritorno in Calabria perché devo andare a Luce Fest. Quindi raccontaci il tuo progetto. Allora, buonasera a tutti, voglio ringraziare innanzitutto Noemi e l'associazione Libramenti per avermi voluto qui, averci voluto. In realtà doveva venire una delegazione della nostra associazione che oggi è stata presa un po' da tanto lavoro da fare, perché ci è saltato improvvisamente un ospite musicale. Per chi segue un po' le cronache social, si tratta di Morgan, che doveva venire nel nostro festival. Da stamattina stiamo lottando per la risoluzione di questo contratto senza perderci i nostri investimenti. Ecco, cos'è Luce Fest, cos'è San Pietro Magisano? È un borgo che si trova al centro della Presila Catanzarese. Io, insomma, nasco e vivo lì da quasi 32 anni, fra due settimane compirò gli anni, e 4 anni fa, esattamente, era il 2020, erano i primi giorni in cui si poteva di nuovo uscire dopo il lockdown, quello vero, non quello poi quelli un po' più soft, o dei coprifuoco che non ho mai rispettato proprio per progettare Luce Fest. E ci viene l'idea con questa associazione, la nostra associazione si chiama Luce a San Pietro, ci viene l'idea di creare qualcosa che potesse realizzarsi nel contempo in cui noi eravamo costretti a vivere con le restrizioni, con una pandemia che ci impediva di vivere una quotidianità normale. E senza saper né leggere né scrivere, in realtà, perché chiaramente siamo tutte persone completamente profane per origine e per professione, quello che è il mondo dell'arte, decidiamo, e qui mi ero prima appuntato perché poi mi rendo conto che qua parliamo proprio tra colleghi, no? E tra persone che hanno lo stesso tipo di follia e lo stesso tipo di visioni. Prima Maria Grazia diceva: vedevo questi muri grigi, e io ovunque vado a parlare di Luce Fest continuo a dire questa cosa, cioè che tutto ciò che io vedevo grigio ed ora vedo colorato mi conferma, un po' come ripeto sempre hanno fatto le autorità danesi a Copenaghen, non so se sapete che, visto il clima terzo per tre quarti dell'anno, lì hanno deciso di colorare le case
di renderle tutte con colori pastello per far sì che l'umore delle persone possa essere sollevato il più possibile, perché il clima a Copenaghen è veramente, io ci sono stato 4 giorni, ho beccato una mezza giornata buona, per il resto è stato sempre nuvoloso. Ecco, anche lì, io dico, da 4 anni, quando abbiamo cominciato ad intervenire anche sui lampioni, sulle panchine e su cui siedono il nostro patrimonio più grande, che sono i nostri nonni, i nostri anziani, piuttosto che inserendo delle installazioni, io penso che sia cambiata radicalmente la nostra quotidianità. Abbiamo oggi un museo a cielo aperto, un percorso a cui abbiamo dato il nome di Wow Museum, dove Wow sta per Walk on Wonders, che ospita, ora perdo sempre il conto, sono circa 110 opere d'arte tra murales, panchine, lampioni, riciclo creativo, piuttosto che l'iniziale idea, che erano dei quadri fatti su un supporto per esterno, fatti su un supporto in lamiera zincata di piccole dimensioni, che hanno creato un percorso lungo dei vicoli che noi stessi non percorrevamo più, degli angoli di paese che un attore siciliano che si chiama Ture Magro, che ha realizzato dei bellissimi monologhi, e uno lo doveva realizzare da noi e saltò proprio il 2020 a causa del primo unico caso di Covid della Presila fino ad allora. Noi ogni anno abbiamo una iattura nelle nostre edizioni, e ci disse: ma ragazzi, ma questi angoli si prestano a fare tanti piccoli progetti, tante piccole cose. Ci mise in testa l'idea di fare gli scambi Erasmus. A noi sembrava una follia, perché per quanto si possa avere sicuramente un animo folle, creativo e volenteroso, pensare che tante nazioni possano venire in un paese di 350 abitanti ci sembrava un'eresia. E quest'anno ospitiamo il nostro secondo Erasmus, si terrà dal 3 all'11 agosto, perché 2 anni fa abbiamo fatto la follia di farlo in contemporanea con il festival. Non lo farò mai più, perché tenere a bada 30 ragazzi di 5-6 nazioni diverse è qualcosa di impensabile, ma allo stesso tempo abbiamo capito che i nostri compaesani erano quanto di più lontano e quanto di più vicino ad un'invasione. Abbiamo fatto un sondaggio, l'abbiamo mandato all'Agenzia Nazionale della Gioventù per il primo Erasmus, dove avevamo detto, abbiamo intervistato 100 persone, un terzo del paese, e dal campione ne viene fuori che su 100, 95 non sono mai stati all'estero, e di quei 5, 3 sono andati tramite o viaggi di nozze o viaggi di famiglie. 2, uno di quelli sono io, che domattina vado a Cipro a vedere il mio 42esimo stato, e un altro che è il mio compagno di viaggio, in pratica. Nessuno era andato all'estero, nessuno però era più pronto ad accogliere persone che venivano da Spagna, Armenia, Grecia. E la mattina si creava una babele al bar, dove tutti facevano colazione, perché poi, fin quando non c'è confidenza, succede che ognuno fa il gruppetto, gli armeni stanno tra di loro, gli spagnoli stanno tra di loro, e quindi sentivi questo crogiolo di lingue, e mi dicevo, ma siamo veramente a San Pietro Maggisano. È una cosa che poi si è perpetuata e ripetuta anche con gli street artist che sono venuti a partire proprio dal 2022, perché noi, che spero per pochi giorni, visto che stamattina ho contattato la regione e mi dicevano che finalmente dovrebbe uscire una graduatoria di un bando, all'esito del quale potrei esplodere in una battaglia mediatica, quindi spero per pochi giorni, siamo anche noi un'associazione mai finanziata dall'istituzione. Abbiamo speso, ho fatto dei conti grezzi, quasi 160.000 euro in 4 anni, non so neanche, a volte guardandomi indietro e quando faccio il bilancio ogni anno dico, non riesco a capire come siamo riusciti a recepirli. Diciamo che ci siamo dovuti muovere molto con le sponsorizzazioni, cosa che anche quest'anno sta andando molto forte, perché poi noi vogliamo ormai mantenere le attese di questa comunità, di una comunità che negli ultimi 3 giorni ha visto arrivare cosa sembra a loro, sembra una cosa completamente amena. Sono venuti domenica 2 pullman da Davoli,
provincia di Catanzaro, un paese dopo Soverato, e ieri da Pianopoli. E quindi vedere complessivamente 140 persone in tre giorni e vedere anche che sono molto interessati a questa tipologia di vitalità che è stata data a un borgo che aveva 0 posti letto e oggi ne ha 6, che quelli ufficiali, diciamo, perché poi di persone che hanno deciso di adibire la loro abitazione a B&B provvisori, perché il problema, il dramma dello spopolamento lo viviamo tutti, e quindi aver convinto le persone a dire: ma perché devi tenerla chiusa questa casa? Ci facciamo dormire un artista, i ragazzi dell'Erasmus. Così è stato possibile dal basso creare un'ospitalità e creare quelli che io chiamo degli home restaurant, nel senso che alla fine, diceva prima Maria Grazia, quando vengono a Borgo Croce dicono di sentirsi in una famiglia. È la stessa cosa che dicono tutti gli artisti che vengono da noi, perché ce ne frega niente a noi di organizzare qualcosa di professionale, perché non solo per risparmiare soldi, perché anche per quello, però noi diciamo: voi dovete diventare dei camaleonti, dovete entrare in questa realtà e capire come si vive nelle casette con le nostre mamme, le nostre nonne, che gli preparano da mangiare e vanno fuori di capoccia, giustamente, perché poi si mangia bene, si beve bene, ed è una cosa che li fa sentire molto meglio, ecco, che magari attraverso un freddo catering o qualsiasi altra cosa. Questo progetto ci vede impegnati, quindi, in pratica 365 giorni all'anno, perché poi noi, per amplificare, oltre alla street art, usiamo, come avete capito con Morgan, usiamo il megafono della musica, cercando sempre di mantenere quello che è un nostro target. Quest'anno non abbiamo solo Morgan, vi invito a venire. Abbiamo anche scomparso il microfono. Questo è Morgan. Questo è Morgan. Ma io comunque riesco a farmi sentire nel frattempo. Quest'anno il 7 settembre avremo i Meganoidi e l'8 settembre invece Eugenio Finardi, quindi comunque il programma doveva completarsi appunto il 31 agosto con Morgan. Ora individueremo un altro artista, e quindi è un lavoro che non si ferma mai. Io quest'anno, per fermarmi, ho comprato 2 biglietti aerei dal 9 settembre, esattamente dal giorno dopo, fino al 20, e me ne vado in Uzbekistan. Era l'unico modo per potermi fermare da quello che in realtà è un progetto a flusso continuo. Cos'altro dire? Nient'altro che non si possa sapere vivendolo. Io vi invito a venire a San Pietro Maggisano, perché è un piccolo borgo da una grande storia sui libri, ma da un presente molto povero, che ora, e questo è penso il motivo per cui ognuno di noi inizia a fare un progetto di questo tipo, ora finalmente sta diventando protagonista all'interno di un territorio. Prima diceva Maria Grazia: quando inizi ad essere emulato. Qualche giorno fa, per esempio, un'associazione di un piccolo paese vicino al nostro, che si chiama Albi, ha proprio deciso di fare un intervento di riqualificazione artistica in una piazza, e noi subito al volo li abbiamo subito aiutati, li abbiamo immediatamente per quello che loro potevano fare. Abbiamo trovato subito per loro un artista che, tra l'altro, vi invito anche a conoscere, a seguire, un ragazzo calabrese che noi, mi te lo suggerisco se vuoi per la prossima volta, si chiama Marco Ronda, è in arte Bisla, che organizza il Festival Sparti, che è un altro festival di street art, insomma, un po' monotematico, nel senso che si occupa solo di abbellire le serrande di Palermiti, che è un altro borgo più verso Soverato, nell'entroterra. Quindi ecco, si trova sempre il modo per dialogare, perché diciamo che funziona questo messaggio di abbellire ciò che è cadente, perché il problema dei nostri borghi è questo, che sono abbandonati e che non ci sono state delle amministrazioni capaci di preservarne le antiche costruzioni e architetture, o di adeguarle con
con delle nuove e più appaganti alla la vista di costruzione, appunto. E quindi riqualificare è un bingo quasi sempre. Poi certo bisogna farlo con criterio, bisogna farlo con competenza, bisogna, non bisogna certamente farlo con senza un minimo di criterio, ma quello che ci guida sempre a noi è la passione, il fatto che amiamo questo paese. Io dico sempre ci abbiamo mosso i primi passi e quindi spero che di poterci rimanere. Io attualmente ho tutti i presupposti per rimanere in Calabria, perché lavoro al momento in due pubbliche amministrazioni e quindi non ho, diciamo, il rischio di dovermene andare al momento. Per fortuna ho cambiato i miei progetti di vita proprio per assecondare questa passione, perché ho stravolto tutto da 4 anni a questa parte, sono contento di averlo fatto e niente, io lancio l'invito a tutti voi. Con qualcuno ci conoscevamo già, come Giacomo e anche con Noemi in realtà, perché ci ha presentato telefonicamente 2 anni fa, proprio quando c'era Slim che era stato qui e poi da noi, Gianni Speranza, che credo voi tutti conosciate, che era appena venuto da noi nel nostro festival e poi era venuto qui da voi. Quindi, che dire, venite a trovarci, vi invito tutti, se necessario facciamo la replica di questa serata anche nel corso del Luce Fest. Grazie mille per questo bellissimo esempio. Lo capisco quando dici bisogna sempre fare meglio, perché anche a noi succede che magari durante l'anno poi arriva la critica domanda, ma quest'anno che fate, che dipingete, che create, quindi ti stimolano anche a fare meglio, assolutamente. Lascio la parola a Ivan, che ci spiegherà, ci farà, scambiate? Okay. Ci parlerà di Borgo Pietramala e poi lascio per ultimo Giacomo. Ok, ti ringrazio Noemi, ringrazio anche le ragazze e i ragazzi dell'associazione Libramente. Sono contento che qui a Conflenti, anche se la comunità è piccolina come un po' la maggior parte, però siete attivi culturalmente, e questa è una nota molto molto positiva. E io quando vedo e scopro che ci sono queste associazioni, o i giovani o ragazzi, e poi non è giovani, anche noi diciamo siamo più giovanelli, però siamo ancora attivi sul territorio, è sempre buono, perché è un po' l'antidoto di quello che un po' caratterizza il sud Italia, e nello specifico la Calabria, che è la rassegnazione. Nei piccoli borghi c'è sempre stato, che sono varie tradizioni, è proprio una tradizione che varie generazioni ci vanno a inculcare, che c'è un po' di rassegnazione, che qui non si può fare niente, che qui non c'è futuro, quindi un po'. Invece da un po' di anni a questa parte c'è un cambio di marcia, e questa è una cosa che piace, perché il discorso che faceva prima Christian sul fatto che questa aria fritta che ci hanno venduto in passato, no? di una vita migliore da qualche parte, in realtà è stata raccontata male, ma se ci guardiamo intorno invece forse qui c'è un bel po'. Io ti ringrazio intanto perché quando mi hai fatto l'invito, alcuni di voi non vi conoscevo, sono contento di conoscervi. Ringrazio Riccardo che mi ha dato tanti input, io spero di restare nei 5 minuti perché mi ha parlato Borgo Digitale, altre cose. Però allora io Borgo Pietramala, però ho una promessa, perché io avrei potuto essere qui presente a nome di Cleto Festival, però visto il tema che era turismo in primis, quindi questo ritorno, parlando di viaggi di turismo, di ritorno, ho preferito inserirti e farmi segnare come Borgo Pietramala, perché è un po' lo gradino superiore, è quello che è emerso ormai da 20 anni di attività culturale e promozione sul territorio, che nasce intanto come un'associazione, come anche un gruppo di ragazzi quando eravamo più giovani, in cui c'era intanto una cosa che è qui noto ed è presente, che è una presa di coscienza dei territori, quindi capire le potenzialità dei luoghi, che è quello che un po' caratterizza quando un gruppo di persone si impegna, si attiva e crea qualcosa e costruisce qualcosa di bello. Borgo Pietramala in realtà ha un percorso che nasce 20 anni fa col festival, che poi le cose cambiano, cioè non esiste un qualcosa che sta fermo. Il festival ancora esiste, l'attività associazione alla piazza
ancora realizza, tra alti e bassi, perché poi tra Covid e altre problematiche, poi tempi d'oro, tempi un po' di... perché poi la vecchiaia si incomincia a far sentire, però ancora esiste e continua. Quest'anno saremo alla 11ª edizione. Conflenti ci avete recuperato, no? I 3 anni che siamo stati fermi ci hanno recuperato, se noi eravamo in vantaggio noi di 4 edizioni. Che succede? Il festival nasce con una presa di coscienza sul territorio, quindi cercare di promuovere il territorio, far conoscere la bellezza del territorio, creare senso di comunità. Però i tempi passano e cosa succede? Poi piano piano comincia a prendere anche un'altra presa di coscienza legata anche al fatto che le bollette bisogna pagarle. È bello dire poter restare in Calabria, l'attività culturale, sicuramente l'associazionismo, però è un conto che devi avere anche il coraggio di cominciare a fare il passo superiore e incominciare a investire anche sul settore diciamo imprenditoriale. In passato si diceva una cosa brutta, che la cultura non si mangia, in realtà non penso che sia al contrario, perché in Calabria tra agricoltura e cultura abbiamo una dispensa piena e moriamo di fame, invece potremmo tranquillamente vivere con la cultura e il turismo. Anche l'agricoltura, l'unica cosa che non abbiamo questa capacità, quindi fare attività culturali è un lavoro a tempo pieno e poi si mettono in gioco anche delle competenze. Da qui cosa succede? Piano piano, capendo quello che avevamo costruito e per la promozione di tutta questa gente, comunque complimenti per i numeri di Borgo Croce, perché potrebbe essere un caso studio, perché questi numeri di 80-100.000 in pochi tempi è veramente interessante come cosa. Noi forse questi numeri non siamo mai arrivati in 10 anni, però piano piano manteniamoci, nel senso cosa nasce? Nasce quell'esigenza quindi di cercare un po' a creare dei servizi sul territorio, perché una cosa che poi manca in Calabria è quello di creare servizi. E con quello che la scuola che abbiamo fatto col festival, che era quello di fare rete, che in Calabria non è facilissimo, anche perché siamo un po' chiusi sempre questa situazione, ha iniziato a capire che fare rete funziona. Quindi che è successo? Ognuno di noi in piccolo ha cominciato a fare impresa, a investire i propri soldi in economia senza finanziamenti pubblici, perché chi quindi ha aperto un ristorantino, chi un B&B, chi l'azienda agricola come un frantoio l'ha messo in rete, chi ha un'agenzia di grafica e comunicazione che ci aiuta, quindi una serie di personaggi e di figure creando che vanno a finire sotto questo marchetto, che è tra di loro, collaborando, creano una serie di servizi sul territorio. Oggi abbiamo 3 ristoranti, 2 già attivi, un terzo aprirà tra 10 giorni, una trattoria, se tutto va bene. Abbiamo 20 posti letto che gestiamo noi, ma stiamo ampliando con altre persone che stanno dando disponibilità sul territorio. Abbiamo delle aziende agricole, dei professionisti anche nel settore di servizi sulla persona, quindi sia sul credo ma anche fuori. Quindi ampliando, adesso un'attività a tutti gli effetti, in cui lavoriamo e creiamo servizi, lavorando con tour operator, puntando su comunque un tema ben preciso, una proposta ben precisa, che è il turismo esperienziale, che adesso un po' si utilizza tantissimo, però è quello proprio di rimanere a cercare di non anche stravolgere il borgo, perché molte volte il turismo, io ne ho un po' paura, perché a volte va a stravolgere gli equilibri, quindi noi, avendo quella particolarità, bisogna un po' cercare di conservarla. Il tutto cercando di mettere in base, appunto, fare rete, che questa è una cosa importante. Poi cosa succede? Se su un territorio si incomincia a fare rete tra vari protagonisti, che sono associazioni, attività, enti, amministrazioni, altre associazioni, c'è un'azione che si accelera, perché vanno a creare una situazione. Infatti negli ultimi 2 anni e mezzo c'è un cambio di passo a livello turistico sul territorio, che considerate che noi gestiamo una 20ina di posti letto, ma il territorio attualmente ha quasi 88 posti letto sul territorio, non sono pochi per un comune di 1200 abitanti. Quindi diciamo, mi piaceva contribuire raccontando più la parte appunto imprenditoriale, turistica e culturale, perché diciamo è un po' il percorso che nasce in una seconda mente dopo comunque anni e anni di credere sul territorio, anche facendo un po' di vari sacrifici. Quindi intanto vi ringrazio, ringrazio tutti, poi ne parlo perché me l'ha accennato, proprio. Con la scusa poi abbiamo inserito anche una serie di progetti, anche di servizi turistici, perché per esempio abbiamo creato il Borgo Digitale, una donazione al comune, perché noi comunque essendo del territorio sono 80 punti, 78 punti di interesse sparsi tra i 2 borghi di Clete e Savuto, in QR code che uno può tranquillamente riscoprire ricostruzioni 3D, immagini, audio della passeggiata sonora e altre cose, quindi un po' anche interattivo nel raccontare il territorio. È questo. Sì,
grazie. Mi chiedo di dire che è stato riaperto da poco il castello di Cleve. Sì, faccio la pubblicità perché sennò mi... Allora la faccio completa. No, quella completa. Faccio il momento pubblicità, questa è gratis, lo dico. Non devi dirlo però, scusa. Vabbè no, siamo il comune dei Due Castelli, uno dei pochi in Calabria, e da poco è stato finalmente aperto il castello di Pietramala, quindi se ci venite a trovare, trovate noi in giro, anche Riccardo, quindi ad accogliervi, perché poi la comunità, siamo sempre presenti e belli, sorridenti e giovani. E si mangia anche bene, dico. Sì, quello si sa, si sa, un po' in tutta la Calabria. Mangia l'Etna, vabbè, poi questa è lunga. Accettiamo l'invito allora, andiamo a trovare ognuno di voi. Ultimo, non per importanza, Giacomo. Giacomo è un amico, abbiamo creato qualcosa insieme che confletti. Io ho scritto a Giacomo qualche anno fa, come appunto dicevo, nel 2022, nel 2021, tipo a novembre, dicendogli: Giacomo, abbiamo. Cioè, ciao, Giulia Urbana, non sapevamo che avesse il profilo a Giacomo, anzi non ci conoscevamo affatto. O Giulia Urbana. O Giulia, insomma, Giulia. Molti lo chiamano Giulia. Giulia Urbana, no. Giacomo mi ha inviato la foto della parete, ho detto ho questa idea, poi ci siamo sentiti e abbiamo non creato. Te l'ho inviata la foto, vedi che non cancello le chat, poi vado a vedere. Quindi proprio abbiamo creato qualcosa di straordinario, ma Giacomo ci ha graziato, diciamo, venendo qui, perché fa progetti molto più grandi in giro per la Calabria, ma anche in giro per l'Italia, come Taranto, Crotone, Latina. So che hai fatto un progetto. Crotone in Calabria, sto vedendo la lì. E dai, che sto scherzando. Vabbè, mi lascio la parola a Giacomo. Salve, buonasera a tutti e a tutti. Allora, con molti di voi penso che ci conosciamo. Io sono Giacomo Marinaro e rappresento in questo caso l'associazione Rublanum, che insieme alla favolosa associazione Libramenti, dico favolosa perché, come dicevo prima Bea, voi siete le nostre sorelline, la Rublanum di Conflenti. Come? No, non è vero, faccio solo il mio lavoro. E semplicemente la nostra storia. Allora, noi iniziamo nel 2012, proveniamo da Rogliano, un piccolo paese di poco più di 5.000 anime in provincia di Cosenza, e un gruppo di amici che è sostanzialmente dai tempi dell'asilo, stiamo ancora insieme, lavoriamo insieme. Abbiamo sempre vissuto Rogliano con amore e odio, un paese come molti di voi, insomma, come molti dei vostri comuni, borghi. Peccava della noia, anzi, viveva di noia perenne. Questa... Come? No, invece no, tu devi sempre, almeno, devi sempre cercare di apportare delle migliorie, devi cercare... La nostra idea era quella di portare il nostro mondo nel nostro paese, anche perché noi, provenendo da quello che è la cultura hip hop, quella dei graffiti, del rap, quindi di tutto quello che è un po' i cugini, i genitori alla lontana della street art, volevamo portare questa cultura nel nostro paese che chiaramente non esisteva. Allora ci siamo guardati intorno, un po' come avete fatto tutti quanti, e dici: che cosa facciamo? Riqualifichiamo una villetta, una classica villetta, classica, insomma. Una villetta dove, diciamo, i genitori ti dicevano non andare perché si facevano cose un po' illegali. E questa cosa un po' era un colpo al cuore, perché una zona veramente in centro dove non andarci ti davvero piangeva il cuore. Di conseguenza abbiamo di nostra spontanea volontà, come tutti, partendo davvero da zero con nostre risorse, riqualificato un'area con una crew, con, diciamo, vari writer, musica, tutta, diciamo, la cultura hip hop, quindi dalla break allo skate, tutto quello che diciamo fa parte di questa cultura urban che, come dico sempre, non va dimenticata, perché io qua in questo caso sto rappresentando una storia di street art. La street art appunto proviene da quel mondo ed è giusto che comunque debba essere è ricordata per quello che è, un movimento culturale che nasce per dare un segnale, mandare un messaggio. Noi abbiamo avuto la fortuna di far fede su quella che è la nostra forza, ovvero la familiarità. Siamo un'associazione di oltre 25 tesserati ordinari e oltre 1200 tesserati sostenitori. E questa forza ci ha permesso poi di in anno di professionalizzarci
e quindi di rendere quello che è il nostro percorso una vera e propria missione di vita, ovvero quella di sviluppare, come dico sempre, la classica pappardella che dico sempre, sviluppare e valorizzare il tessuto urbano e umano attraverso la street art. Tra urbano e umano basta cambiare delle consonanti e il gioco è fatto. Perché? Perché operando su dei piccoli borghi, con quella visione di apportare delle migliorie, ovvero portare quello che è del turismo, marketing territoriale, insomma portare gente, sostanzialmente è quello l'obiettivo, con la cultura era una sfida incredibile, con i murales era una sfida incredibile, perché stiamo parlando di un'arte che fino a 12 anni fa, dal 2010 in poi diciamo, era considerata illegale. Quindi essere riusciti a trasformare quello che era illegale, illegale, è stata una grande vittoria. Nei primi anni chiaramente operavamo nel nostro territorio per poi espanderci a macchia d'olio nei vari comuni limitrofi. Dal 2016 in poi abbiamo iniziato a capire, con delle richieste importanti che iniziavano ad arrivarci, di poter costruire davvero un modello di sviluppo. Tant'è vero che poi, come diceva Noemi, siamo riusciti a esportare questa nostra idea di visione territoriale anche in comuni molto più grandi, sia fuori la regione e collaborando anche fuori la nazione. E a me piace raccontare un po' il mondo della street art come un mezzo davvero che riesce a dare una speranza. Ho degli aneddoti che spesso racconto perché fanno venire ancora la pelle d'oca, ovvero quelli di artisti che riescono a sposare la propria idea, a venire comunque nel tuo progetto, a manifestare la propria tecnica raccontando comunque una determinata tematica. Mi viene in mente ad esempio un'operazione che abbiamo fatto a Latina con il centro antiviolenza Donna Lilith, dove quell'anno avevamo ospitato Ellen Burr, un'artista londinese. E con il centro antiviolenza l'idea era quella di sensibilizzare la popolazione al contrasto della violenza di genere. Un centro antiviolenza di oltre 35 anni che fa un lavoro egregio, nato dopo il massacro del Circeo, uno dei centri antiviolenza più importanti d'Italia. E quest'artista ha disegnato tre donne che stavano tagliando un filo, quindi l'interpretazione era veramente personale ma abbastanza semplice, ovvero uscire da quella che è la violenza domestica. Una donna, dopo 7 mesi, guardando quel muro giorno per giorno, era in una zona delle autolinee abbastanza calda come zona, ha deciso di denunciare un caso di violenza domestica. Questo è uno dei casi che ci ha dato la forza di continuare ad andare avanti, come ad esempio anche il caso di una ragazza di un piccolo borgo che abbiamo iniziato ad operare, che da quando ci segue, da quando ha 16 anni, ha deciso il suo percorso di vita, quindi di iscriversi all'Accademia delle Belle Arti, fare una tesi su di noi, prendere il massimo dei voti e iniziare a lavorare in questo mondo. Io penso che tutto quello che facciamo noi come operatori culturali deve avere comunque uno spirito, oltre che volontaristico, ma anche imprenditoriale, come diceva Riccardo, sei tu che tra l'altro hai usato delle parole che io ho difficoltà ora ad esprimere, perché è di una semplicità e di una bellezza che ti ascolterei per ore. Perché no, non sto scherzando, perché a volte quando fai questi convegni cerchi di utilizzare la parola giusta per entrare subito nei cuori delle persone, però le storie che raccontiamo penso che possano essere di esempio e magari anche un po' di spunto e di coraggio, perché manca pure il coraggio alle persone, soprattutto in Calabria, di avere più curiosità, di prendere la macchina e andare a visitare un posto piuttosto che di seguire una pagina, piuttosto che di leggere un determinato libro. Questa mancanza di questa noia, ecco, questa noia che accomuna tutti quanti, ci porta a vivere in una regione, in una mamma Calabria maledetta, dove è difficile essere profeti in patria, dove ci vuole tanto coraggio. Io lo dico sempre a Noemi, lo dico sempre all'Associazione Libramenti, che quello che fate voi è troppo per Conflenti, ma è giusto che sia Conflenti, perché non ho non ho peli sulla lingua, secondo me meritate molto di più, meritate molta attenzione, e questi sono 3 anni che lo sto dicendo e l'ho detto anche a persone interessate. Però cosa si deve fare? Cioè, bisogna battersi, bisogna fermarsi,
bisogna buttare l'ascia e dire ho perso. No, bisogna continuare ad andare avanti, bisogna far forza su quelle che sono le proprie risorse, bisogna continuare, perché la perseveranza sostanzialmente vince sempre, la costanza vince sempre. Ed è bello poi cercare poi di inculcare quella che è la vostra visione altrove. Noi abbiamo la fortuna di girare in molti paesi e quindi di essere riusciti a inculcare quella che è la nostra idea in tanti comuni. Tant'è vero che negli ultimi anni abbiamo fatto nostra una frase di un visionario architetto, Ugo La Pietra, che dice appunto: abitare e essere ovunque a casa propria. Significa che noi, se veniamo a Conflenti una settimana, noi abitiamo Conflenti con gli abitanti di Conflenti, dormendo nelle case dei cittadini di Conflenti, così come in tutti gli altri comuni. Stessa cosa come fanno a Lucefest da noi, e comunque sono progetti comuni, ospitare gli artisti ancora con le nostre mamme, i nostri papà, le nostre nonne, perché questi siamo noi, questa è un po' la Calabria, questo è quello che ci contraddistingue. Quindi complimenti, cercate sempre di andare avanti, non fatevi abbattere, io sono un po' motivatore, insomma. E grazie ancora per quello che fate, perché è di esempio, grazie. Giacomo è profetico, due anni fa ha detto una cosa che si è realizzata, quindi ascoltiamo le sue parole con grande saggezza. Grazie, grazie dei complimenti, speriamo di fare meglio e sempre di più. Però le risorse non sono tante, noi siamo piccole, è difficile farsi ascoltare, sarà strano, ma farsi rispondere a un'email è pure difficile. Quindi i no sono tanti, forse anche troppi, però ci proviamo e andiamo avanti, a testa alta, quindi grazie delle tue parole. Volevo fare altre domande, ma penso che forse stiamo parlando da un po' tanto, cosa ne pensate? Se avete qualche domanda, curiosità. Avete qualche domanda? Domande, curiosità? Mani grazie? Sono soddisfatti? Hai domande, curiosità, qualcosa che vuoi aggiungere? Niente? Ok. Ok, grazie a tutti quanti per essere stati qui. Adesso ci sarà una cena sociale, quindi non andate via, che siamo venuti insieme. Un benvenuto, quindi non andate via. Visitate i paesi, facciamo sempre meglio. Grazie.